se far venire penona sole. Lo tempo è belle viva con tendenze, quanta pazzia va ma vola vole, e ti copri di pace di carezze. E vola, 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 e vola lupa bone, si ti luco il pone, mo fammi c'al prova. E vola, 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 e vola lupa bone, si ti luco il pone, mo fammi c'al prova. Na volta per spignalo fazzolette, sono state condannate di innocente, tutti si fatti roce mi si dette, d'inginocchiarmi prima ed abbracciate. E vola, 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 vola il gallinacce, sì, me guarda in pace, me pare de sugna. E vola, 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 vola l'ugalle nacce, mo sì, me guarda in pace, me pare de sugna. Come di fiore nasce a primavera, l'amore nasce dalla cipiranze. Ecco carissimi utenti, la fase della cottura delle castagne e le roscette, come si può vedere dalle immagini, carissimi utenti, in pratica sono delle castagne davvero molto saporite. Ecco, e qui avviene appunto la distribuzione, come si può vedere dalle immagini. Si continua. Ecco, mi scusi, lei ha provato le castagne? Buonissime, ecco. Buonissime. Ecco, lei da dove viene? Da un paese vicino. Bene, quindi ritiene che in realtà le castagne di Morino sono davvero della castagna eccezionale? È vero, è vero. Me le conferma, benissimo. Ecco, vediamo altri visitatori. Carissimi utenti, siamo qui presso l'antico borgo, che sarebbe in realtà uno stand enogastronomico che offre ai visitatori determinati prodotti. Quali? Guarda, noi offriamo la tagliata, le patate nostrane e i panini con la porchetta e le salsicce locali. Bene, come sta andando? Sta andando discretamente, considerando il periodo di crisi è più che accettabile, quindi. Bene, c'è molta socializzazione, vero? C'è molta curiosità per questo evento della castagna qui a Morino. Sì, sì, sono qualche anno che abbiamo organizzato questa situazione e pare che sta prendendo piede, quindi secondo me nei prossimi anni si incrementerà sempre di più la situazione. Quindi. Qui tra i tavoli, buongiorno, ecco qui alcuni visitatori. Ecco, voi cosa avete prenotato, prego? Polenta. Com'è stata questa polenta? È buonissima, buona, buona. Ecco, le volevo chiedere, lei sta mangiando anche le castagne di Morino, come sono? Sono buonissime, costano un po' care, però sono buonissime. Bene, lei da dove viene? Da Vezzano. Benissimo. Ecco signora, lei sta bevendo anche il vino locale, com'è stato il vino? Buono, buono. Per quanto riguarda le castagne, quale giudizio esprime? Buone, sono buone. Bene, ecco, vediamo altri visitatori che praticamente hanno assaggiato tutti i prodotti. Salve, buongiorno, mi scusi, lei praticamente cosa ha provato? Le castagne. Ecco, come sono state? Buone. Ecco, lei da dove viene? Da Vezzano. Benissimo, lei invece cosa ha provato? Anche il vino? Sì, anche il vino. Ecco, com'è stato? Buono. Ecco, per le castagne? No, non ancora, stiamo aspettando altri amici. Ha mangiato qualcos'altro? Beh, polenta. Ecco, come, quale giudizio esprime? Buono. Perfetto. Ancora ci sono altri visitatori qui nelle immagini. Ecco, buongiorno, mi scusi, lei praticamente cosa ha provato? Ma ho provato la polenta, sono venuta apposta per la polenta. Con la... Com'è stata? Buonissima. Ecco, abbiamo qui un'altra visitatrice, mi scusi, lei da dove viene, prego? Io sono di qui. Ecco, in realtà ha mangiato tutto, quindi com'è stata alla fine il menù? Ma il menù si sceglie, c'è la possibilità di scelta. È stato buono. Ecco, lei in definitiva da dove viene? No, io sono del posto, quindi... Benissimo, grazie. Ecco, qui si stanno sbucciando ancora le castagne, buongiorno. Ecco, bene, ecco le castagne di Morino, ecco come sono? Buonissime, sono il secondo anno che vengo qui consecutivamente e apprezzo molto. Bene,
accompagnato con un po' di vino locale di Morino, che è ottimo, vero? L'ottimo Montepulciano, sì. Sempre di qualità. Why you are a present to Morino? Ah, we come here the last time, it was so great. We decide to repeat, it was really really great experience. Con altri visitatori stanno mangiando in pratica il primo con il tartufo, vero? Porcini. Ecco, con porcini, il piatto con porcini, com'è stato questo prodotto? Tutto buonissimo, veramente una bella mangiata, come si dice. Con lei da dove viene? Da Vezzano. Bene, si ritiene soddisfatto di essere presente? Sì, 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 come no, bella giornata. Bella. Vista la rista con le castagne. Bene, ecco, com'è questo prodotto? Ecco, abbiamo appunto questo prodotto con le castagne, che Morino giustamente è uno dei pochi paesi che è privilegiato in questo caso, e quindi ottimo questo prodotto. Lei da dove viene? Da Vezzano. Si sente soddisfatta di essere presente qui? Sì. Bene, lei invece sta provando pasta con funghi, com'è questo prodotto? Buono, buono. Ecco, lei si ritiene soddisfatto di essere qui presente a Morino, vero? Ci sono venuto apposta. Ecco, lei da dove viene? Da dove viene? Da Vezzano. Abbiamo in pratica, vedete, diversi prodotti, come si può vedere dalle immagini, la polenta, ecco, vedete nelle immagini la polenta rossa con salsicce, come si può vedere dalle immagini, mentre quella bianca con funghi porcini, quindi ci sono due tipi di piatti di polenta. Poi abbiamo praticamente l'arista di maiale con castagne. Bene, un menù davvero completo, c'è anche il vino locale. Signora, lei siete soddisfatta di questa polenta? Guardi, ho appena iniziato, comunque l'inizio è buono, positivo. E da dove viene? Da Pescara, provincia. Bene, bene, ecco, lei invece ha iniziato con la polenta con funghi porcini, come? Sì, è ottima, è veramente ottima. Lei da dove viene? Da Pescara anch'io. Come si prova la polenta con salsiccia? Com'è il prodotto? È buonissima. Ecco, lei da dove viene? Io anche da Windoli. È andato, in realtà è il prodotto più gettonato, qual è stato secondo lei? Mi scusi, cassiera, prego. La polenta rossa con la salsiccia. Ecco, la polenta rossa con la salsiccia, giustamente secondo lei perché i visitatori hanno scelto questo prodotto? Perché è un piatto tipico e non si mangia spesso. Ecco, giustamente volevo chiederle, praticamente, ecco, prego. Non tutti la sanno cucinare bene. Bene, le volevo chiedere un'altra domanda per quanto concerne, in realtà, la fila è iniziata prima mattina. Ma questa va tutta. Sì, sì. Anche da ieri sera, tanta fila. Tanta fila. Ho qui proprio con la responsabile dello stand, che in realtà è uno della Proloco, che propone in realtà diversi dolci, numerosi sono, vedete, davvero sono dei dolci molto particolari, prego, genuini. Prego, iniziamo dalla... Allora, questa è la classica torta di mele, che è tipica di questo periodo, perché è autunnale. Ci sono varie versioni. Poi c'è la sbriciolata con la ricotta, i pizzicotti, i biscotti rustici con le noci e cioccolato e uvetta. Poi i classici ciambelletti col vino da accompagnare magari col vinsanto. Poi ci sono anche quei classici biscotti della nonna, diciamo, con uvetta e nocciole. Poi ci sono i baci di dama, diversi dai soliti perché fatti con la farina di castagne, così come i muffin, l'altra torta cioccolato e farina di castagne, il cheesecake, poi questa torta con purea di fichi, e crostata con marmellata di castagne, cioccolato, ciambellone con la farina di castagne e così. Beh, davvero uno stand molto ampio per quanto riguarda, ci sono benissimo circa 20 quandiere qui sul tavolo della Proloco, dove in pratica sono stati richiesti. La richiesta è stata soddisfatta perché abbiamo avuto parecchie richieste anche da portare via. Ok, perfetto, anche su ordinazione, benissimo, ringraziamo qui la responsabile dello stand della Proloco, grazie dell'attenzione. Carissimi utenti qui collegati sempre da Morino con la giovane Corale Cupellese, siamo con il portavoce qui nelle immagini che si esibirà quest'oggi qui a Morino, sempre in provincia di L'Aquila. Ecco, in realtà voi suonate musica popolare, giusto? Ma il nostro è un gruppo che è nato nell'82, è un gruppo di amici che tutti con la passione del canto tradizionale abruzzese e balli. Sì, siamo ospiti di questa bella manifestazione, per noi è la prima esperienza qui a Morino. Ringrazio chi, diciamo, ecco, ha fatto sì per essere presenti qui
E la nostra esperienza, come dicevo prima, è trentennale, anche più. Abbiamo avuto anche diverse escursioni anche all'estero, quindi non si ferma qui. Ripeto, è un gruppo di amici che si ritrovano con la passione per canti e balli tradizionali abruzzesi e non solo, anche regioni limitrofe. Benissimo, voi quest'oggi cosa suonerete praticamente dai titoli delle canzoni? Ma ripeto, siamo sempre sul folk abruzzese, un gruppo appunto di amici, ripeto, che musiche popolari, folcloristici, come dicevo appunto, abruzzesi e non solo. Allora, siamo sempre con il gruppo musicale Cupellese, in pratica siamo proprio con l'assessore, che è vestita, come si può vedere dalle immagini e dai costumi, come ballerina del gruppo. Ecco, assessore, davvero questi sono gli eventi da dove la musica popolare o la musica folk riescono in realtà ad essere al ritmo collettivo, cioè ritmo con la popolazione. Sì, buongiorno a tutti, io sono qui oltre che in veste folcloristica anche istituzionale, come potete notare. Per noi è un'esperienza nuova perché è la prima volta che andiamo così in alto, perché appunto ci siamo spostati in un paesino bellissimo che è appunto Morino, e qui abbiamo voluto appunto portare le nostre tradizioni, i nostri canti e i nostri balli, che appunto ripropongono la tradizione popolare abruzzese. Morino è un paese molto accogliente, in montagna, e volevo appunto ringraziare l'associazione La Riserva e anche il comune di Morino per averci ospitato e per averci dato la possibilità di fare questa nuova esperienza. Grazie a tutti. Presso lo stand Associazione Culturale Cauto. Ecco, Associazione Culturale Cauto, qui nelle immagini. Aspetta. Siamo a Morino, in provincia di L'Aquila, e tutto pronto per l'evento della castagna. Siamo con l'Associazione Culturale Cauto, siamo con una delle responsabili. Ecco, voi cosa presentate con questo stand? Prego. La nostra associazione è un'associazione culturale, è nata per ripristinare un eremo in montagna che è stato fatto già anni fa, tutto questo lavoro. Ora abbiamo stampato un libro riguardante proprio la storia di questo eremo. Questo libro sulla storia di questo eremo del 1200, e adesso il ricavato appunto per la stampa cerchiamo di fare oggi, in questa giornata, un po' di soldi per pagare il libro. Ecco, le volevo chiedere, giustamente quest'eremo è importante, giustamente voi avete, raccontiamo un attimo un po' il contenuto di questo libro, cioè parla dell'eremo, perché voi avete stampato giustamente per l'eremo? Perché questa associazione è nata per rimettere a posto proprio questo eremo, per ristrutturare questo eremo. Ormai da tanti anni è un eremo che sta nella riserva naturale Zompolo Schioppo, riguarda la storia che poi non è, questo libro è una Madonna senza volto, perché non è l'eremo di una Madonna, ma è di Santa Caterina d'Alessandria, e quindi, siccome è stata sempre invece venerata una Madonna, abbiamo messo appunto in vista la verità di questo eremo, e qui c'è tutta la storia. C'è la progettazione della ristrutturazione, vari racconti di sacerdoti e di persone che sono state sull'eremo, un libro completo. Ecco, giustamente voi vi presentate presentando anche dei prodotti, giustamente, prodotti di, ecco, partiamo, ci sono proprio le castagne, vedete, carissimi utenti, castagne al rum, vero? Sì, sono le castagne al rum, è la nostra roscetta, poche quest'anno se ne trovano, e sono state fatte sia le castagne al rum riguardante, sia il primo piatto, che sono gnocchetti, ceci e castagne, a base di formaggio. Questi sono gli gnocchetti, ceci e castagne. Varie marmellate di more, che sono le marmellate delle more del posto, le castagne al rum, ci sono la genziana,
le varie grappe, e la marmellata di prugne, sempre prugne del posto, le ferratelle, sia semplici che con ripieno di noce e miele. Poi c'è il croccante con la frutta secca, sempre con la frutta secca un dolce, le embriaghelle che sono i dolcetti al vino, le ciambelline al vino, le crostate fatte con la marmellata di more e di prugne, il cran caramel. Come ieri, nel
nostro sonne sta speranze. E vola, 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 e vola nu cardille, nu bacia pizzichille.